Ma che la sanità sarda sia allo sfascio credo che sia sotto gli occhi di tutti e non credo che vadano elencate le problematiche perché sono ben note a chiunque viva nell'isola. Credo che sia importante distinguere diversi temi. Il primo è un tema di risorse. La prima domanda che mi sono fatta è: visto che io credo profondamente alla sanità pubblica e credo che la sanità privata non debba essere sostitutiva della sanità pubblica, ma deve essere un modo per arricchire l'offerta, per riuscire ad irrobustire l'offerta complessiva, le risorse che vengono spese sulla sanità, sono sufficienti? Noi abbiamo in Sardegna un bilancio, complessivo di 7 miliardi e qualcosa. La sanità, sono 3 miliardi e mezzo e quindi è più di metà del bilancio regionale. A questi aggiungiamo i fondi che vengono dal PNRR, i fondi che vengono dall'Europa. Quindi c'è un tema di risorse che vengono spese, il tema è che vengono spese male. Quindi la prima cosa da capire è come efficientare la spesa, non pensando al taglio dei costi, ma pensando di rimettere la prestazione al centro. La sanità deve tornare ad essere un diritto universale. Per fare questo, noi dobbiamo intanto agire su quello che si è smantellato, che è la sanità territoriale. In questo momento uno dei grandi problemi è che tutto viene ospedalizzato, l'ospedalizzazione è diventata l'unico modo per approcciarsi alla sanità e quindi è indispensabile utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per la sanità territoriale, partendo dai distretti che devono essere il fulcro da cui ripartire. E investendo su quelle che sono le case della salute, prima e che adesso diventeranno case di comunità, piuttosto che tutto quello che è la ristrutturazione della rete sanitaria territoriale, che deve essere una rete integrata, che quindi deve partire dai medici di base, deve partire dagli infermieri, deve partire da tutti gli operatori sociosanitari del territorio, per cercare di fornire dei servizi a tutto tondo. Quindi la sanità territoriale deve far leva per esempio anche sulla telemedicina, su tutto quello che può essere un vantaggio per raggiungere anche dei territori periferici che sono in questo momento poco serviti. Abbiamo ovviamente il tema della scarsità dei medici e degli infermieri che deve essere affrontato e io a questo proposito dico che il medico deve fare il medico. Oggi il medico fa l'amministratore, fa il burocrate. Quindi se noi liberassimo da questo, i medici potrebbero utilizzare il loro tempo in maniera molto più efficace. E poi c'è un tema legato anche agli incentivi per raggiungere dei presidi che sono dei presidi periferici. E quindi bisogna lavorare anche per fare in modo che un medico possa essere incentivato per andare anche in territori non particolarmente appetibili, per esempio dandogli uno studio gratuito, dandogli la parte legata all'amministrazione che possa essere di supporto, incentivandolo in qualche modo a maggiormente rispetto a un medico che magari sta nella parte diciamo urbana. E poi c'è tutto il mondo di quelle che sono le centrali operative territoriali che devono fare in modo di integrare le necessità delle persone con quelle che sono le emergenze, con quelle che sono l'accesso invece alle cure specialistiche che devono essere accessibili e che devono essere ovviamente dirottate nella rete ospedaliera. E noi dobbiamo partire dal presupposto che gli ospedali non sono tutti uguali, quindi abbiamo ospedali ad alta intensità, degli ospedali a media intensità e degli ospedali a bassa intensità, sapendo che ci servono tutti. Io una delle cose che ho detto chiaramente è che non voglio spegnere una singola H sul territorio, gli ospedali servono, chiaramente non devono diventare dei presidi che non vengono utilizzati o dei presidi che sono lì pronti per essere smantellati. Devono essere utili per i cittadini perché devono essere presidi territoriali veri e propri. Quindi, per esempio, quelli di bassa intensità devono fare in modo di magari gestire in maniera opportuna anche i contesti cronici piuttosto che i contesti che possono essere oppure le emergenze per essere poi dirottati in contesti specialistici. E poi ho una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Noi facciamo tanto parlare di investimento sulle nuove generazioni. E non abbiamo un ospedale pediatrico con dell'eccellenza. Parlavamo di scarsità nelle terapie intensive, ma io non posso, non voglio mai più ascoltare un assessore alla sanità.
che peraltro parla di diciamo, accesso alle cure per quanto riguarda i bambini, che dice che è meglio spendere in un volo perché costerà sempre meno che fare un investimento su un ospedale pediatrico. Ecco, credo che i sardi, le nuove generazioni di sardi, si meritino un ospedale pediatrico a tutto tondo che possa prendere in cura le nuove generazioni. Credo che questi siano gesti concreti per dare anche fiducia alle generazioni che è possibile vivere in maniera dignitosa anche qua in Sardegna. Allora, intanto bisogna capire che è un fenomeno non certo sardo, neanche italiano, ma addirittura transnazionale. La popolazione occidentale sta invecchiando e ovviamente si tende a fare meno figli, quindi la densità demografica diminuisce. C'è però un tema che aggrava la nostra condizione. Noi abbiamo delle condizioni di base che sono molto limitative rispetto a vivere in altri luoghi, per esempio in Italia o all'estero, e abbiamo un'esportazione di quella che dovrebbe essere la nostra linfa, cioè le nuove generazioni, i giovani che vanno via dalla Sardegna. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che io, per rimanere all'interno di un piccolo paese, magari nelle aree interne della Sardegna, la prima domanda che mi faccio se voglio costruire una famiglia è: ma avrò un ospedale vicino? Avrò la possibilità di avere un lavoro? Avrò la possibilità di avere una vita non precaria e quindi di poter mettere da parte delle risorse per costruirmi un futuro con la mia famiglia? Avrò la possibilità di avere accesso per i miei figli a un'istruzione che possa poi garantirgli di crescere bene e correttamente. Avrò la possibilità di spostarmi necessariamente con quelle che sono le mie condizioni lavorative. In molte zone della Sardegna non c'è tutto questo. Quindi il tema sostanziale è investire su quelle che sono le condizioni di base. Io sono convinta che a fronte di tutte queste condizioni che abbiamo elencato, a fronte di una connessione che spesso si ferma alla bocca dei comuni e non arriva né nelle attività produttive né nelle case, rendendo impossibile il fatto di poter lavorare con copertura anche in remoto, che è una cosa su cui molte regioni hanno investito. Il cosiddetto south working, il lavoro al sud, il rientro dei nomadi digitali che possono vivere tranquillamente in un luogo che è diverso dal loro posto di lavoro. Ecco, se noi non capiamo che dobbiamo avere le condizioni di base e che dobbiamo avere la possibilità di dare delle motivazioni per avere il lavoro di prossimità, sviluppando una vera economia del territorio, tutto questo non si verificherà. E una parola sull'economia del territorio. Noi dobbiamo investire sempre di più su filiere che valorizzino quelle che sono le produzioni del territorio. Ma non parlo solo di trasformazione agroalimentare, parlo anche di poter riuscire a valorizzare le nostre produzioni artigiane, rendendole magari industriali con delle piccole manifatture, costruendo degli ecosistemi che possano sempre di più investire in innovazione. Faccio un esempio, io faccio sempre l'esempio delle bonifiche perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, anche perché è un investimento nelle prossime generazioni. Ma se noi avessimo la possibilità di costruire dei poli di eccellenza, per esempio per quanto riguarda la tecnologia delle bonifiche, importando competenze dall'estero, importando ricerca, importando start-up, importando tutto quello che serve per far crescere una filiera economica, ecco, questo si riverbera ovviamente anche sull'economia. Lo stesso vale per le università, che possono essere università per stranieri, lo stesso vale per i poli di ricerca. In questo senso credo che l'Einstein Telescope, che dovrà essere fatto a Lula e in cui io credo moltissimo, potrà essere veramente uno di quei progetti trasformazionali su cui noi possiamo investire con attenzione, creare le condizioni a contorno, creare pianificazione per i prossimi anni, ma anche fare in modo che una comunità di stranieri con delle caratteristiche di eccellenza possa star bene anche all'interno della Sardegna.